Il protagonista della puntata di Top 10 di questa settimana è l'autore di uno dei gol più belli della storia del calcio. Una rovesciata talmente perfetta da diventare l'immagine della campagna abbonamenti nerazzurra della stagione 1997-98. Yuri Djorkaeff, una persona riservata ma dal carattere forte e soprattutto dotato di una tecnica fuori dal comune. Il decimo gol classificato risale alla stagione 1996-97 e Yuri DJ lo realizzò in casa dell'Atalanta. Non solo una tecnica fuori dal comune, ma anche un fiuto del gol invidiabile. Torniamo a San Siro perché il 7 febbraio del 1999 Djorkaeff segnò contro l'Empoli il gol che ha meritato la nona piazza nella Top 10 di questa settimana. Sponda di petto di un compagno, scelta di tempo perfetta nell'inserimento e ancora una volta un destro vincente. Novembre 1997, Atalanta-Inter, un gol di testa per Yuri, decisamente non il colpo più forte del suo repertorio. Impressionante, anche perché prima di calciare non guarda la porta e segna con un diagonale imparabile a fil di palo. Un raso terra di destro vincente, ancora contro i partenopei, ma questa volta a San Siro. Lancio in profondità e una botta al volo decisamente imparabile. Torniamo all'Olimpico, il 16 febbraio del 1997 andava in scena Lazio-Inter. Terza piazza per la rete di Yuri nella stagione 1996-97 contro il Piacenza, un controllo di palla da lasciare senza fiato per il francese e San Siro inevitabilmente esplode di gioia.
salto ora alla stagione 1997-98, medaglia d'argento alla rete di Djorkaeff contro il Bologna. Non c'è nulla da dire, niente da aggiungere, semplicemente la perfezione. L'unica cosa che si può fare è osservare in silenzio una delle più belle prodezze balistiche della storia del calcio. Podio dunque recita così. Terza posizione per il gol di Djorkaeff contro il Piacenza della stagione 1996-97. Seconda piazza al delizioso pallonetto di Yuri DJ. Prima posizione, neanche a dirlo, alla rovesciata contro la Roma. Semplicemente la perfezione. Siamo arrivati in conclusione della puntata di questa settimana dedicata al genio francese di Yuri Djorkaeff. Noi ci salutiamo con il promo dei gol del bomber protagonista della prossima Top 10, Julio Cruz, El Jardinero. Again and again.